Riprendiamo la linea qui dall'impianto sportivo Area Sport di Monticchio. Sta per iniziare il secondo tempo della finale scudetto Area Sport Trofeo Goldbet. Ricordiamo che la prima frazione si è conclusa con la Lazio in vantaggio per 2-0 in virtù della doppietta realizzata da Simone Gizzi, migliore in campo, possiamo dire, al pari del portiere Lippolis della formazione giallorossa. Scarsella. Poggio per Valerio Ippoliti, buono il controllo di palla di Ippoliti che retrocede da Boianelli, Boianelli sull'auto di sinistra, appoggia ancora per Ippoliti, Ippoliti ancora, giro palla della formazione giallorossa, era Boianelli che cercava Scarsella, Scarsella che si occupa della battuta di una rimessa laterale, capisce tutto Albani, pronto a ripartire, si distende la Lazio, capisce però ancora una volta tutto, Boianelli si accentra. Prova il fraseggio con un compagno, era Franceschini, Franceschini guadagna anche una rimessa laterale, chiede la distanza, la ottiene, Franceschini lungo linea, prova la conclusione, respinge l'estremo della Lazio, era Fabrizio D'Amore, è D'Amore che riparte ancora per De Blasio, De Blasio attaccato da Scarsella, poi c'è stato un rimpallo della sfera con l'ultimo tocco che è stato proprio dello stesso Di Blasio, rimessa laterale guadagnata dalla formazione giallorossa, è Scarsella per Valerio Ippoliti, avanza Ippoliti, lascia la sfera a Boianelli, taglio in verticale a cercare Franceschini, richiama i compagni Franceschini, ancora Ippoliti, out di sinistra, fronteggiato da Albani, retrocede ancora da Boianelli, Boianelli prova ad andarsene, poi capisce tutto Di Blasio che gli soffia la sfera, rinviene su di lui Franceschini, non c'è fallo per il direttore di gara, si prosegue tra le proteste dei calciatori della Lazio, poi è Valerio Ippoliti che viene attaccato da Albani, gesto di stizza del numero 23 della formazione giallorossa che ha qualcosa da ridire ad Albani, Albani in un primo momento era andato a chiedere scusa all'avversario, punizione, giusta la decisione del direttore di gara, punizione in favore della formazione giallorossa sul punto di battuta, vediamo Franceschini e Boianelli, vediamo chi sarà ad incaricarsi della battuta del questo calcio di punizione, sì, si allontana Boianelli, quindi sarà Franceschini a provare la conclusione verso la porta difesa da Fabrizio D'Amore. Parte Franceschini in questo momento, sfera che sorvola la trasversale, sfuma questa occasione per la formazione della Roma. Può ripartire ancora la Lazio, era Esposito in zona centrale, ha capito tutto però in un primo momento Valerio Ippoliti e poi il compagno Scarsella che si sono rifugiati in rimessa laterale. Con calma Jacopo Esposito va a sistemare la sfera sulla linea laterale, fraseggio con De Blasio, De Blasio per Esposito, alza la testa Esposito, lungo linea ancora per De Blasio, prova il tiro De Blasio, Lippolis lascia scorrere la stessa oltre la linea, oltre la trasversale, chiedo scusa, riparte Lippolis per Boianelli, Ippoliti, zona centrale per Franceschini, Boianelli cercava la sfera di ritorno ancora per Franceschini, Pezzopane, duello con lo stesso Franceschini che ha la meglio e prova la conclusione, sfera di poco al lato, è partita con piglio più aggressivo la formazione giallorossa, riparte in azione di contropiede la Lazio e Albani raccoglie l'invito di De Blasio, De Blasio zona centrale, appoggia per Jacopo Esposito, Jacopo Esposito attaccato da Valerio Ippoliti costretto a retrocedere nella zona di Pezzopane, Pezzopane taglio in verticale per Albani, Albani si accentra, prova la conclusione, buona l'azione del numero 4 in casacca rosa, Lazio che si sta rendendo pericolosa su azione di rimessa, riparte la Roma nel frattempo con Boianelli, lancio a cercare Franceschini, sbaglia però la misura del passaggio il numero 99 giallorosso. Esposito apre sulla destra per De Blasio, De Blasio fraseggio con Albani, non c'è fallo, gli soffia la sfera Ippoliti, poi provvidenziale ancora Jacopo Esposito che riesce a resistere al ritorno di due avversari, ancora Roma in possesso di palla però l'ultimo tocco è stato di Valerio Esposito, ragione per cui si riprenderà con una rimessa laterale in favore della formazione della Lazio.
lancio nella zona di De Blasio che non può arrivare, attaccato da Scarzella. Scarzella cerca ancora il lancio sull'out di sinistra, nervosissimo Boianelli che invita ad una maggiore attenzione il compagno di squadra. Rimessa laterale in favore della Lazio è Albani. Attaccato Albani, riconquista la sfera Franceschini per Boianelli, prova il tiro. Boianelli contratto da Pezzopane, buona la prova anche di Pezzopane. Entra in questo momento in campo Stefano D'Ascoli con la casacca numero 9 nelle fila della Roma. Ippoliti, Franceschini proprio a cercare D'Ascoli, D'Ascoli prova la conclusione, c'è stato il tocco di De Blasio, subito pericoloso Stefano D'Ascoli, è entrato in partita come si dice in gergo. Stefano D'Ascoli che in genere le partite le commenta, questa sera lo troviamo nelle vesti di bomber, ragazzo che si è fatto distinguere per le sue doti non solo professionali ma anche umane. Ancora Ippoliti in possesso di palla, attaccato da Albani, Ippoliti costretto a retrocedere nella zona di Franceschini. Franceschini si allarga sulla destra, poi prova a liberare il destro murato da Jacopo Esposito. Ancora la Roma in zona d'attacco, scavetto di Franceschini per un compagno, capisce tutto Valerio Ippoliti per Boianelli che si accentra e fa il gol. Gol, Boianelli tocca tre palle, un gol lo fa sempre. Si riapre la gara 2-1 in favore della Lazio, alla doppietta di Simone Gizzi ha risposto Boianelli per la Roma. Partita che adesso si farà sicuramente più vibrante. Prova a ripartire la Lazio. Esposito. Taglio in verticale per Albani. Albani attaccato da Stefano D'Ascoli. Si va a lamentare con il direttore di gara, ma ben vicino non ritiene opportuno decretare il gioco falloso del calciatore. Guadagna una rimessa laterale ancora la formazione giallorossa. Franceschini tra i migliori. Palla per Gizzi, questa volta la meglio Boianelli. Boianelli prova a liberarsi con la finta di un avversario da Jacopo Esposito. Poi l'ultimo tocco è stato dello stesso Jacopo Esposito, ma c'è il direttore di gara che richiama i calciatori in campo. È finito a terra ancora una volta Simone Gizzi, era rientrato in campo dopo un problemino alla caviglia riscontrato nella prima frazione. Vediamo Gizzi zoppicante che si appresta ad uscire, al suo posto entra ancora De Blasio, colpito ancora alla caviglia probabilmente Simone Gizzi. Ci auguriamo che non sia un'uscita definitiva quella del numero 10 della compagine della Lazio. Gizzi autore della doppietta che sino a questo momento tiene la Lazio avanti di una rete nei confronti della Roma. Pezzopane. Appoggio per Albani. Albani poi contratto da Stefano D'Ascoli. Stefano D'Ascoli, zona centrale per Boianelli, poi provvidenziale. Siamo all'ottavo della seconda frazione di gioco, il parziale vede la Lazio in vantaggio per 2-1 nei confronti della Roma. Ricordiamo si sta giocando la finale scudetto qui all'Area Sport, trofeo Goldbet. Calcio d'angolo per la Roma, è Boianelli sul punto di battuta, poggia per Franceschini, Franceschini attaccato da Jacopo Esposito, retrocede per Valerio Ippoliti. Ippoliti ancora fraseggia con Franceschini, Franceschini zona centrale, attaccato da Jacopo Esposito, poi sfera che arriva nei pressi della nostra postazione, è Franceschini sul punto di battuta, Franceschini prova a servire D'Ascoli, ci riesce, D'Ascoli appoggia indietro per il compagno Ippoliti, è De Blasio, resiste in un primo momento a Boianelli che prova la conclusione. Palla che si è andata a spegnere abbondantemente al lato della porta difesa da Fabrizio D'Amore. Esposito in possesso di palla, attaccato da Boianelli. Siamo nei pressi della
bandierina del calcio d'angolo, possiamo dire bandierina, noi abituati al calcio. Palla per Alboni che, defilato, prova la conclusione, ottima ancora una volta la risposta di Lippolis, che è andato giù con i tempi giusti. Ancora una volta Lippolis tra i migliori in campo. Cambio fallo fischiato a Jacopo Esposito. Boianelli sul punto di battuta per Franceschini. Franceschini duella con Albani, finisce a terra il numero 10 della formazione della Roma, poi aveva rimesso ad indirizzo di Valerio Ippoliti, si era intromesso De Blasio che stava per sfruttare un'azione di contropiede. Palla in movimento per Valerio Ippoliti, si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Lazio. Vediamo il direttore di gara che invita a una battuta. Ecco, in questo momento palla posizionata da Di Blasio, si riparte da Albani che riceve palla dal compagno Pezzopane, da questi nuovamente a Pezzopane che alza la testa, scavetto a cercare De Blasio. Finta di Boianelli che lascia scorrere la sfera. Siamo al decimo minuto, sempre la formazione della Lazio in vantaggio per 2-1. Lancio di Boianelli a cercare Franceschini che con un tocco alla Pippo Inzaghi versione Milan è andato a sfiorare il gol del 2-2. Sarebbe stato veramente un'azione molto bella questa della formazione giallorossa. Lancio illuminante di Boianelli che con una gran lettura è andato a pescare il compagno Franceschini, sfera di poco al lato. Nel frattempo c'è un problema per l'estremo Lippolis. Anche in questo caso ci auguriamo che non sia nulla di preoccupante per il portiere della Roma, Nicola Lippolis. Gioco fermo. Vediamo se si renderà necessario l'intervento della panchina della formazione giallorossa. Lippolis è a terra, ben controllato da Valerio Ippoliti che sportivamente invita l'estremo difensore a rialzarsi. Zoppicante anche Lippolis, poc'anzi abbiamo assistito all'uscita di Simone Gizzi. Adesso c'è un nuovo problema per uno dei calciatori in campo, è il turno del portiere della Roma Lippolis. Ci auguriamo anche per lui che non sia nulla di preoccupante, che il portiere che sinora possiamo dire è stato il migliore tra i giallorossi possa continuare senza problemi la propria gara. Boianelli avanza palla al piede, Ippoliti, Franceschini, lungo linea per Dascoli, nuovamente per Franceschini, per questi da Boianelli. Con calma Boianelli, taglio in verticale per Franceschini, cercava il dai e vai con il compagno, non vi riesce, può ripartire in contropiede la Lazio con Di Blasio che appoggia per Albani. 3-1, azione confezionata dal duo Di Blasio Albani, con il primo che a cross basso in mezzo ha servito il compagno che indisturbato non ha fatto altro che depositare in rete la sfera del 3-1. Tutto da rifare quindi per la Roma, tornano a 2 le reti di svantaggio nei confronti della Lazio. Vediamo adesso quale sarà la reazione della formazione giallorossa. Boianelli attaccato da Pezzopane. 3-1 per la Lazio, ricordiamo doppietta di Simone Gizzi e gol di Albani, mentre per i giallorossi è andato in gol Boianelli. Palla per Albani, autore del gol del 3-1, sfera che è oltrepassato per intero la linea laterale, si riprenderà con una rimessa in favore della formazione della Roma quando i minuti sul nostro cronometro sono 13. Ricordiamo il parziale con la Lazio in vantaggio per 3-1 nei confronti della Roma. Parte la Roma, è Franceschini, zona centrale, Franceschini viene attaccato. Reclama una spinta nei confronti del direttore di gara che non è dello stesso avviso. Può ripartire la formazione della Lazio.
anzi no, è la Roma, chiedo scusa, con Valerio Ippoliti che con calma sistema la sfera sulla linea laterale, invitato ad accelerare le operazioni dal compagno Boianelli. Boianelli lancio in verticale a cercare un compagno, contratto ancora da De Blasio, buona la prova anche del numero 88 della formazione della Lazio. Riparte in contropiede, zona centrale, Esposito, taglio per De Blasio, mette a sedere il portiere, grande gol questo di De Blasio, con una sterzata ha messo a sedere il portiere Lipolis e ha appoggiato in rete il pallone del 4-1. Si fa adesso dura per la formazione della Roma sotto di tre reti quando siamo al quindicesimo della seconda frazione di gioco. È entrato nelle fila giallorosse Gianluca Moretti con la casacca numero 20. ...4-1 per la Lazio. Vediamo adesso quale sarà la reazione della Roma. C'è stato nel frattempo un calcio di punizione decretato alla Roma. E Franceschini, Moretti, Giuliante, Boianelli prova il servizio per un compagno e in realtà esce a metà tra un tiro ed una conclusione. Poi c'è un fallo commesso ai danni di Moretti, giusta a nostro avviso la decisione del direttore di gara. Ancora un errore in disimpegno della Roma, ne aveva approfittato De Blasio, ma ottima ancora una volta la risposta del portiere Nicola Lipolis, che si è disteso e ha evitato guai peggiori alla propria retroguardia. I minuti sul nostro cronometro sono 16, nel frattempo ricordiamo 4-1 il parziale in favore della formazione della Lazio in virtù della doppietta di Simone Gizzi, del gol di Albani e della rete due minuti fa di Albani. Esposito fronteggiato da tre avversari, Esposito costretto a servire Albani, altra testa Albani, zona mediana, si accentra, salta un avversario, poi lascia per De Blasio, De Blasio ancora per Albani, con calma Albani, salta un avversario, anche il secondo, prova la conclusione. Cosa ha fatto questa volta De Blasio? De Blasio che sta crescendo sempre di più. Colpo di tacco di Boianelli, Boianelli per Franceschini, Franceschini che accorcia nuovamente il passivo. Siamo sul 4-2, ottima però la giocata di Boianelli che con un colpo di tacco è andato a servire il compagno. Boianelli, tutte da lui sono partite le azioni, gol della formazione giallorossa. Torno dal padrone di casa Danilo Valloni. Boianelli ha fatto vedere ancora una volta di che pasta è fatto, ma nella Lazio De Blasio sta crescendo. De Blasio è stato sempre un giocatore di buon livello, tant'è vero che l'anno scorso è stato lui il miglior giocatore di tutta la Serie A. La Roma sicuramente giocherà fino alla fine per recuperare questa partita e credo che ce la metterà tutta, anche se la Lazio la vedo in grandissima forma. Assisteremo agli ultimi minuti veramente veramente vibranti. Sicuramente sì, perché anche l'anno scorso dobbiamo ricordare che la vittoria del Pizzichettone si è verificata negli ultimi minuti di gioco, ribaltando il risultato e vincendo il campionato, quindi ci possiamo aspettare di tutto ormai. Questo testimonia che il livello qui all'Area Sport è sempre di anno in anno sempre più alto. Sicuramente sì, e questa finale lo sta dimostrando. Merito è anche di Danilo Valloni. Assolutamente no, merito dei giocatori. Torniamo alla gara con la formazione della Lazio in vantaggio per 4-2. Prova a gettarsi in avanti la Roma nel tentativo di pervenire al pareggio, poi c'è stato un lancio di Moretti troppo lungo per Franceschini, Franceschini autore del gol del 4-2, è Lazio in possesso di palla con Albani per Mazza, retrocede per Albani, appoggio sulla sinistra per Esposito, alza la testa Esposito, Esposito attaccato da Boianelli, scarica per Mazza, Mazza lungo linea per Albani, portato al largo, indietreggia per Esposito, cambia gioco, cercava il lancio per De Blasio che era venuto incontro alla sfera. Il
parte la formazione della Lazio, è De Blasio, controllato da Moretti. Palla nella zona mediana, si lotta nel traffico di centrocampo e Boianelli prova il tiro debole, facile la parata dell'estremo della Lazio. Ancora la Lazio in possesso di palla con De Blasio, scatenato De Blasio, se ne va sull'auto di destra, fronteggiato da Moretti, lo salta De Blasio, prova a servire Albani all'ultimo di momento, arriva su di lui Franceschini, reclamano il calcio di rigore. La panchina della Lazio, non ci sono gli estremi per la massima punizione secondo il direttore di gara, può ripartire così la formazione giallorossa. Moretti, Franceschini cercava il fraseggio con Boianelli, non c'è stata intesa tra i due calciatori, gesto anche stavolta di stizza dello stesso Boianelli. Fase concitata della gara, riparte la Roma decisa a riaddrizzare le sorti di una gara che la vede in svantaggio di due reti. Albani attaccato da Boianelli, Albani appoggia per Esposito, Esposito finisce a terra, reclama il fallo di mano Boianelli, che poi non è d'accordo con la decisione del direttore di gara. Punizione affidata alla Lazio, è lo stesso Esposito che si incarica della battuta, palla che viene chiamata dall'estremo giallorosso Lippolis. Moretti cambia gioco per Giuliante, si accentra Giuliante, scarica per Boianelli, potrebbe liberare il sinistro, invece no, sterza, prova il tiro, palla deviata in calcio d'angolo, entra Eppoliti nella Roma, esce Moretti. Mentre nella Lazio è entrato Daniele Cola, è lo stesso Cola che ha provato a tenere in vita la sfera senza però riuscirci, esce Mazza nel frattempo nella formazione della Lazio, riparte la Roma però, Franceschini, Boianelli nuovamente per Franceschini che va al tiro, ottima la risposta del portiere Fabrizio D'Amore, palla per Albani, capovolgimento di fronte su Albani, esce ancora una volta provvidenziale Lippolis, c'è stato un repentino cambio di gioco, si è passati da un'occasione per la Roma ad un'altra per la Lazio nel giro di pochissimi secondi. Palla ancora in possesso della Roma con Franceschini, Franceschini appoggia per Boianelli, Ippoliti, avanza Ippoliti, appoggia per il compagno Boianelli, fraseggio con Franceschini che prova la conclusione, esce a valanga il portiere della Lazio Fabrizio D'Amore. Nel frattempo c'è stato un fallo decretato a un calciatore della Lazio, non è d'accordo Boianelli che guadagna anche il primo giallo della gara, Boianelli primo ammonito della corsa. Esposito per Cola, ultimo tocco secondo il direttore di gara è stato dello stesso Cola. Rimessa in favore della formazione della Roma è Valerio Ippoliti, trova Franceschini lungo linea, siamo sulla otto di destra, poi c'è stato il pallone di ritorno per Luca Giuliante. Ancora Lazio in possesso di palla, cambia gioco Cola, appoggia per il numero 5 è Alessandro Fiore. Albani uno contro uno contro Valerio Ippoliti, alla meglio quest'ultimo, guadagna la sfera poi Franceschini, Franceschini poi attaccato fallosamente da Albani, guadagna un calcio di punizione la formazione della Roma, sul punto di battuta va Valerio Ippoliti, vanno via via scaldandosi gli animi, i minuti passano e la Lazio è in vantaggio di due reti, evidentemente come già detto in precedenza la posta in palio, vediamo un nervosissimo Boianelli che si avvicina alla nostra postazione. Vediamo uno dei due direttori di gara che invita alla calma i calciatori della Roma. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, c'è il tempo fermato dal direttore di gara, fasi concitate della gara, aspettiamo il fischio dell'arbitro che inviterà i calciatori a tornare alla disputa, ultimi minuti che si preannunciano mai più, chiedo scusa, più che vibranti.
Vediamo anche Lippolis parlottare con il direttore di gara. Attendiamo il fischio del direttore di gara che sancirà la ripresa delle ostilità. Fischio che arriva in questo momento. Valerio Ippoliti, lungo linea, Giuliante, è stato Cola a mandare in rimessa laterale. Boianelli attaccato da Fiore, l'ultimo tocco è stato dello Fiore. Palla in mezzo, l'ha vista all'ultimo momento Franceschini, che in scivolata aveva provato a ribadire in rete. Buona però la prova di Franceschini, tra i migliori nella formazione giallorossa. Palla che esce nel frattempo in rimessa laterale. Valerio Ippoliti sul punto di battuta, accelera le operazioni il numero 23 giallorosso, appoggia per Giuliante, zona centrale, lancio a cercare Boianelli. Boianelli reclama una trattenuta, sì, questa volta anche l'arbitro è d'accordo con Boianelli. Ci sarà un calcio di punizione in favore della Roma. Vediamo ancora una volta sul punto di battuta il duo Franceschini-Boianelli. Questa volta sembra essere Boianelli ad incaricarsi della battuta. Boianelli proverà a liberare il suo sinistro. Il portiere della Lazio nel frattempo va a disporre la barriera. Vediamo Fiore, Cola e Albani. Parte Boianelli che appoggia per un compagno, poi è stato Franceschini che ha concluso a rete, ma sulla sua strada ha incontrato ancora una volta un buon Fabrizio D'Amore che ha fatto sua la sfera. Siamo al ridosso del 25esimo minuto di gioco. È De Blasio, ancora una volta Lippolis, autore di almeno 4 interventi provvidenziali. Albani attaccato, appoggia per De Blasio. De Blasio perde la sfera, è pezzo pane, con calma alza la testa, ancora nella zona di De Blasio, si accentra De Blasio. De Blasio attaccato, si libera di un avversario, anche di un altro, va sull'auto di sinistra, attaccato fallosamente ancora da Valerio Ippoliti. Punizione in favore della Lazio, 25esimo che oramai è quasi arrivato. Sul punto di battuta va Alessandro Fiore. Si attende il fischio del direttore di gara per sancire la battuta del calcio di punizione. Parte Fiore in questo momento, sfera che esce di poco al lato, c'è stato un tocco in aria di un calciatore giallorosso, calcio d'angolo in favore della formazione in casacca rosa, ammucchiata in aria. Capisce tutto Franceschini, riparte la Roma con Boianelli, fraseggio con un compagno. È stato Giuliante che ha depositato in rete la palla del 4 a 3. Vediamo Boianelli che va a risistemare la sfera sulla lunetta del centrocampo. Ultimi minuti di gara davvero vibranti. Siamo a 20 secondi dal 25esimo. Prova a giocarsi le ultime carte la Roma. È Giuliante per Franceschini, Franceschini zona centrale per Boianelli, si accentra Boianelli, parte la conclusione, è sulla conclusione di Boianelli, finisce la gara, la Lazio vince la finale scudetto Area Sport trofeo Goldbet edizione 2016-2017. Ricordiamo gli autori delle reti: Simone Gizzi con una doppietta, poi Albani e Di Blasio, mentre nella Roma i gol sono stati di Boianelli, di Franceschini e il 4-3 realizzato da Giuliante. Sportivi calciatori delle due compagini che vanno a complimentarsi a vicenda. Vediamo Boianelli, gesto sportivo che va ad abbracciare il numero 5 della formazione della Lazio,
Alessandro Fiore, onore alla Lazio vincitrice, ma onore anche alla Roma che sino all'ultimo si è giocata la partita. Il risultato di 4-3 insomma la dice lunga sulla voglia, sulla grinta della formazione giallorossa, che ad un certo punto della gara era sotto addirittura di 3 reti. Adesso attendiamo soltanto quella che sarà la premiazione, sì, le interviste post gara, ricordando il finale qui all'Area Sport. La Lazio nella finalissima scudetto Area Sport, trofeo Goldbet, supera la Roma per 4-3 e si aggiudica l'accesso alle fasi nazionali. Per quanto mi riguarda è tutto, ringrazio l'ottimo Roberto Junior Fusco alle riprese. Ecco, saluto Danilo Valloni, padrone di casa. Ultima battuta Danilo, allora, e poi chiudiamo. Ultima battuta, sicuramente un applauso va alla Lazio di Alessandro Fiore. Una grandissima finale e sicuramente un arrivederci all'ultima fatica, che sarà quella del Mundialito, che sarà l'8 di luglio qui al Centro Sportivo Area. Sì, Mundialito che anche quest'anno vedrà la presenza della squadra di A Tutto Calcio.tv con i calciatori della Lazio che fanno festa. Chiudiamo qui la nostra telecronaca augurando a tutti voi una buona serata.